Questa riforma è contro i baroni, ma andiamo a vedere oltre la carta che cosa ci sta dietro. Questa riforma è contro i baroni, davvero? Vediamo un pochettino in dettaglio. Ragazzi, sono qui per chiedervi una cosa. Non fatevi strumentalizzare dai baroni e... Giusto. Vediamo però chi strumentalizza chi in questa storia. Chi sono innanzitutto i baroni? Se vediamo la definizione dal vocabolario Zingarelli, il barone è chi in un ambiente professionale dispone di un certo potere e autorità, dei quali si serve con abuso e senza controllo, spesso per tornaconto personale. Potremmo anche aggiungere che il barone è un grande baro, ovvero come quelli che barano a carte, sono coloro che fingono di stare alle regole, ma che sistematicamente le accidano. Allora, per capire che cosa siano i baroni, occorre parlare di potere, controllo e arbitrio nella catena. In questa piccola piramidina abbiamo fatto una piramidina in cui si mostra chi ha il potere dentro l'università. Allora, abbiamo gli studenti, poi ci sono i precari, cioè i ricercatori che hanno un contratto a tempo determinato, ci sono i ricercatori che invece hanno un contratto a tempo indeterminato, ci sono i professori associati, ci sono i professori ordinari e poi ci sono delle cariche in generale elettive che definiscono chi detiene il potere, per esempio nei dipartimenti, nelle facoltà, e soprattutto vi è il potere dei rettori, che sono quelli che gestiscono il potere nelle università. Allora, per capire come si distribuiscono nei vari ruoli i docenti universitari, possiamo vedere questo grafico. La prima fascia sarebbero i professori ordinari, che è questo rettangolino verde sulla sinistra, sono circa 20.000. La seconda fascia sono i professori associati, sono anche circa 20.000. La terza fascia sono i ricercatori a tempo indeterminato e sono anche più di 20.000, 25.000 adesso. In più ci sono una serie di contratti, diciamo, non ben definiti, nel senso che ce ne sono di diversi tipi. Ci sono i docenti a contratto, che sono circa 40.000, che racchiudono anche delle figure professionali che fanno dei corsi, ma ci sono anche dei ricercatori a tempo determinato che fanno dei corsi. Come abbiamo detto anche l'altra volta, c'è anche gente che fa dei corsi per un euro all'anno. Poi ci sono gli assegnisti di ricerca, che sono circa 10.000, e poi ci sono tutta una serie di tipologie contrattuali, tipo i COCO-PRO, eccetera, le borse postdoc, e insomma questi non c'è un monitoraggio molto completo, però possiamo dire che sono intorno ai 20.000. Quindi in tutto, diciamo, chi sta nell'università e chi assicura il funzionamento dell'università è, almeno per la metà, fatto da persone che non sono strutturate. Questa è la situazione di adesso. Ora, ma quanto è vecchia l'università italiana? Se andiamo a vedere nella categoria dei docenti, quindi che comprendono i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori, e andiamo a paragonare l'età di questa categoria a quelle di altre università, di altri sistemi esteri, troviamo che l'Italia ha il maggior numero di docenti anziani e il minor numero di docenti giovani. Allora, per esempio, in queste torte i docenti anziani sono questi spicchi neri e i docenti giovani sono questi spicchi più chiari. Si vede che, per esempio, in Italia il 10% dei docenti ha più di 65 anni, mentre in Francia è l'1%, mentre in Inghilterra è l'1%, mentre negli Stati Uniti è il 5%. E si vede anche che in Italia il 4,5% ha meno di 35 anni, mentre in Francia è quasi 3 volte il 12%, negli Stati Uniti è 4 volte il 16% e negli Stati Uniti è circa il doppio, il 7%. E questo è un problema che si riscontra rispetto a tutti quanti i paesi OCSE, cioè l'Italia è il paese al mondo che ha il corpo docente più anziano del mondo e anche il paese al mondo che ha meno giovani docenti del mondo. Allora, chiaramente il problema dei baroni si ritrova a livello di quelli che gestiscono il potere, che quindi sono i professori ordinari. Certamente non tutti i professori ordinari sono dei baroni, tutt'altro, ci sono tanti professori ordinari che sono dei veri luminari nel loro campo,
Il problema è che il potere accademico molto spesso non è gestito da illuminari, ma è gestito da altri che non sono mai stati così visibili nella ricerca internazionale, eppure hanno degli incarichi molto importanti dal punto di vista del potere accademico. Quindi, quali sono le funzioni? Le funzioni sono molteplici, ci sono i rettori, cioè ci sono i presidi di facoltà, ci sono i direttori di dipartimento, eccetera. E queste funzioni sono generalmente monopolio dei professori ordinari. E quali sono i poteri? Ma innanzitutto sono dei poteri gestionali, cioè di gestione delle risorse umane. Per esempio si decide chi entra, chi fa cosa, quali sono gli obiettivi della ricerca e anche molto spesso si dice fate al posto mio che non ho tempo. A chi? A quelli che stanno nella piramide più in basso, ovvero ai ricercatori a tempo indeterminato e ai ricercatori precari. Poi ci sono delle funzioni di spesa. Quali sono queste funzioni di spesa? Per esempio i fondi di ricerca, cioè la distribuzione dei fondi di ricerca da chi viene deciso, di nuovo da chi ha il potere accademico. Chi garantisce il funzionamento delle strutture, e di nuovo siamo in questo ambito, e chi decide delle missioni a vario titolo, per esempio le missioni all'estero dei ricercatori, eccetera. Quindi diciamo il potere delle risorse umane e di spesa è nelle mani, generalmente nell'Accademia italiana, dei professori ordinari. Quello che succede, quello che è successo recentemente, è che si bombarda l'opinione pubblica con l'idea che questo DDL cerca di arginare questo strapotere dei baroni, che molto spesso coincide con lo strapotere della parte più anziana del corpo docente, per esempio mettendo un provvedimento antiparentopoli, cioè cercando di evitare di assumere persone che siano dei parenti nello stesso dipartimento. In realtà nella versione originale il divieto era a livello di Ateneo, che è quindi una norma più ragionevole piuttosto che il dipartimento. Comunque il meccanismo di spot usato dai promotori di questa legge è che il baronato significa parentopoli. E questo è in parte anche vero, nel senso che questo è un problema in molte situazioni, ma non è il problema strutturale. E questo slogan nasconde il vero problema strutturale dell'università, che diciamo, può essere riassunto dal fatto che i meccanismi di potere sono senza responsabilità. Ovvero non c'è nessuno che controlla quello che viene fatto, non c'è nessun meccanismo di retroazione che garantisca che venga fatta la cosa migliore per la comunità, che uno può fare delle scelte. Il problema poi è chi vede l'effetto di queste scelte. Quindi in assenza di questi meccanismi i poteri, diciamo, baronali, anziché essere limitati, vengono rafforzati. Infatti, se la riforma fosse stata contro di loro, i baroni se ne sarebbero lamentati, ma quindi vediamo un pochettino la situazione. Chi è contrario in massa alla riforma Gelmini? Sicuramente sono i ricercatori, sono i ricercatori precari e sono sicuramente anche gli studenti, ovvero chi sta più in basso in questa piramide del potere accademico. Ma sono questi i baroni? Certamente no, non sono questi i baroni di cui stiamo parlando. E chi sono i favorevoli al DDL Gelmini? Sono a volte anche a titolo personale e spesso in contrasto con gli organi democratici di Ateneo, sono quelli che si trovano al vertice di questa piramide, quindi per esempio sono i rettori della CRUI, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. Dunque, prima innanzitutto la CRUI ha espresso un disappunto per il vivo allarme del rinvio dopo la sessione del bilancio del voto in aula alla Camera del DDL Gelmini. Dopo il voto alla Camera, Enrico De Cleva, che è il presidente della Conferenza dei Rettori dell'Università Italiana, esprime una viva soddisfazione per l'approvazione del DDL Gelmini alla Camera. E quindi a voi la risposta: i baroni sono pro o contro la legge Gelmini? Tra gli altri favorevoli troviamo inoltre la Confindustria. E perché la Confindustria è favorevole? Probabilmente perché il DDL Gelmini obbliga le università a far entrare nei consigli di amministrazione una parte di esterni
all'università. Chi sono questi esterni? Quello che diciamo a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, probabilmente saranno anche dei poteri confindustriali o dei politici o poteri locali, diciamo. Questo in realtà non sarebbe un male se, per esempio, se degli industriali, oltre a prendere una parte del potere accademico, portassero anche delle risorse, e questo è un po' il problema. Quindi, per esempio, il giudizio positivo sul DDL Gelmini è stato espresso dal vicepresidente della Confindustria per l'Education, Gianfelice Rocca. E oltretutto chi è molto favorevole a questo DDL sono alcuni opinionisti sui principali quotidiani italiani, come non nominare per esempio il Corriere della Sera. E questo è c'è stato un consenso abbastanza unanime, sia di persone vicine al Partito Democratico che persone lontane da questo partito, per esempio. E molto spesso sono dei professori ordinari, e molto spesso questi professori ordinari prestano servizio presso università private. E quindi diciamo, cioè, noi vediamo, sempre perché a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, noi vediamo un certo conflitto di interessi nel spingere questo DDL da parte di queste entità. Dunque, torniamo a parlare di come questa legge rafforza i poteri dei baroni, senza controllo né responsabilità. Queste sono diciamo, dei meccanismi top secret in un certo senso, e in un certo senso questo è il WikiLeaks dell'università, perché nei media questi messaggi non passano molto spesso.